Bella raga, qui Zeus, benvenuti qui in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, siamo nel sedicesimo appuntamento della nostra serie settimanale Talk About the World. Prima di iniziare però vi chiedo di lasciare un bellissimo like, così non ve lo scordate, un commentino tattico che quello di lì ci vuole sempre, ragazzi, così mi fate sapere che, se vi piace questa serie, cosa volete vedere, eccetera. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica quando vado in live oppure quando pubblico un nuovissimo video. Detto ciò, si può iniziare con il primo argomento di quest'oggi. Quagliarella, bomber senza età. Infatti, ragazzi, questo di qua è il titolo che c'è scritto su Repubblica. Infatti, Quagliarella è il capocannoniere di questa stagione della Serie A 2018-2019. Ha segnato 26 gol, superando giocatori del calibro di Ronaldo. Secondo chi è in classifica come marcatore? Zapata, Juan Zapata dell'Atalanta con 23 punti, poi c'è Piontek con 22 e infine come quarto c'è Ronaldo con 21. Comunque, Quagliarella, un bomber senza età nel vero senso della parola, ragazzi, perché alla sua età, alla sua veneranda età, riesce a segnare 26 gol e prendersi il titolo. Perché non so se è un titolo, penso di sì, di capocannoniere. Complimenti a lui. Ronaldo, nonostante essere un campione con gol segnati infiniti, tipo troppi, sia nel Real che anche quest'anno alla Juve, non è stato soddisfacente. E infatti è stato criticato, sì, mettiamola così, da molti fan, da molti critici, appunto, per la sua performance di quest'estate, della serie che la Juve, oltre che ha speso 80 miliardi, come c'è scritto qui su Repubblica, non è stato fondamentale, ovvero che senza Ronaldo più o meno sarebbe stata lì la Juve, la situazione della Juve. Quindi fatemi sapere cosa ve ne pare anche, ma non lo so in realtà, ok? Non lo so, però non è stato fondamentale. Secondo me è stato all'inizio troppo caricato, troppo sopravvalutato. Questo è stato un problema, sopravvalutarlo troppo, perché poi magari non era il suo anno perfetto, ha fatto una prestazione buona, dai, 21 gol ci sta, però siccome era stato sopravvalutato è calato. Ci sta, ragazzi, fatemi sapere cosa ve ne pare. Andiamo al secondo argomento di quest'oggi. Domenica 26 maggio, come tutti sapete, ci sono state le elezioni europee, con il trionfo della Lega e con Salvini che va a 34,3%, battendo il PD che sta subito dietro al 30% e al Movimento 5 Stelle. Allora, che cosa dice Salvini nella conferenza stampa che c'è stata dopo i ballottaggi, i vari ballottaggi? Dice che il volto dell'Europa è cambiato con questo ballottaggio. La maggior parte sono andati, non hanno votato. Cioè, a mezzogiorno, molti vanno a votare il pomeriggio, sì, lo so, ma a mezzogiorno avevano votato soltanto il 12% degli italiani. Va bene, ci sta, dico, però va bene. Ovviamente, oltre a tutti quelli che l'hanno votato, ci sono anche chi, con disprezzo, si rende conto che uno come Matteo Salvini, che può essere un pro, uno contro, non mi esprimo, sono in video, quindi l'idea politica non va. Ci sono state ovviamente delle risposte, perché lui nel Matteo Salvini, nel profilo il giorno stesso, il giorno dopo ovviamente, stamattina è stato, sì, mi sembra proprio di sì, pubblica, sì, infatti stamattina pubblica questa foto che state vedendo esattamente qui, ovvero primo partito in Italia. Grazie. Ok, festeggia lui con i fan che lo seguono su Instagram, però sono molte, tante, troppe le critiche, ok? Ci sono qua 4.000 commenti e sono la maggior parte schifo. Ma la gente che t'ha votato, tu, proprio tu, ma hai mai letto i libri di storia? Perché? Che cosa gli danno? Gli danno del fascista, quindi
Avete votato colui che ha detto che il riscaldamento globale non esiste e che fa morire la gente in mare. Complimenti. Ok. Dopo questo commento di Sofia, che non ci sta a quanto pare, dice Hitler, può solo accompagnare. Cioè, con 36 risposte, vediamone alcune. Ad esempio, nessuno meglio di lui. Io, arrivato qui, mi tilto tantissimo, però va bene, ci sta, ci sta. Sono due parole comunque, poveri noi. E si chiude così questo video, con poveri noi, ragazzi, fatemi sapere cosa ve ne pare di questo nuovo, questa nuova vittoria del leader leghista. Ci si becca noi a un nuovissimo video, mi scuso se si vede il riflesso qui degli occhiali. Però con la luce non potevo toglierla, non potevo lasciare la luce quella naturale perché sta diluviando qui a Palermo e non si vede niente, c'era un buio. Quindi ragazzi, per questo appuntamento è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione del video, lasciate un bellissimo like, se ancora non l'avete fatto, commentino tattico perché quello non guasta mai. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Detto ciò, vi ringrazio per la visione. Ci si becca all'interno del prossimo appuntamento. Qui il vostro Zeus. Bella bombera, alla prossima!